Tragedia a Palermo, dove un operaio, Vitale Mastrangio, di 35 anni, ha perso la vita dopo essere precipitato da un costone roccioso nei pressi di via Hegel alle spalle dello stabilimento Coca-Cola. L'uomo, originario di Castelnuovo, è caduto da un'altezza di circa 50 metri. Mastrangelo stava lavorando alla messa in sicurezza di una parete di una cava in disuso in via Rosario Nicoletti. Vani soccorsi del 118, che una volta arrivati, hanno confermato il decesso di Mastrangelo. Sulle cause dell'incidente adesso sono in corso le indagini della polizia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ambulanza, i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Palermo, il medico legale e il magistrato di turno. Gli investigatori devono anche accertare se all'interno del cantiere venivano rispettate le norme di sicurezza. Nel frattempo, sull'accaduto si sono pronunciati i sindacati UIL Sicilia e FENEAL UIL, i quali hanno dichiarato alla stampa di unirsi al dolore della famiglia di Mastrangelo. Proviamo sgomento e impotenza, afferma UIL Sicilia, nonostante il continuo impegno di questa organizzazione sindacale sul fronte della sicurezza. Il sindacato continua a sostenere la mancanza di controlli, verifiche e sanzioni nei posti di lavoro. Servono 300 ispettori. Intanto, le organizzazioni sindacali fanno sapere che il 9 giugno si terrà in prefettura il secondo tavolo di confronto per affrontare il tema della sicurezza sul lavoro.